Ciao a tutti amici, siamo nel nuovo appartamento, festeggiamo con l'hotpot. Sì, ve lo faremo vedere l'appartamento, ma mancano ancora dei tasselli fondamentali, quali l'armadio, quali e altre cose che vi faremo vedere quando l'appartamento è ultimato. Allora, stasera vi mostriamo come realizzare a casa l'hotpot. Allora, vediamo quello di cui abbiamo bisogno. Innanzitutto abbiamo bisogno di una piastra come questa che io ho comprato in un comune supermercato cinese, si trova un po' ovunque. Perché non si fa sul fornello? Perché il concetto dell'hot pot è proprio quello della convivialità. Cioè, non è una cosa che tu cuoci quando è cotta la servi, no? È una cosa che mangi mentre cuoci, cuoci e mangi, mangi e cuoci, cuoci e mangi, mangi e cuoci. Quindi è fondamentale avere una piastra come questa. Qui, tra le varie funzioni, c'è anche quella dell'hot pot guo. Quindi con questa funzione andremo a cuocere il cibo qui dentro. Per fare l'hot pot c'è bisogno di una cosa come questa. Questa si chiama Huo Guo Di Liao. Quindi questo è il materiale base, diciamo, la base per la zuppa. Poi lo andiamo a mettere nell'acqua, ovviamente si scioglie tutto. Guardate quanto peperoncino c'è, l'alloro. Quindi senza questo è impossibile fare l'hot pot. Basta andare in un supermercato cinese qualsiasi, troverete una roba di questo tipo. Sappiate che questa è la base per fare l'hot pot. A questo punto dobbiamo anche avere un po' di salse, dobbiamo provare la salsa per l'hot pot. Qui ho la salsa all'ostrica, la salsa di soia, la salsa al sesamo, poi questa è una salsa col peperoncino rosso e il tofu, il cuore del tofu, e questo è l'olio al sesamo. Quindi prepareremo una salsa utilizzando questi ingredienti. Se ne posso anche aggiungere altri, quando andiamo a mangiare l'hot pot al ristorante ce ne sono tantissimi. Andiamo a vedere invece la carne. Apriamo il nostro freezer. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Allora abbiamo, tiriamo fuori dal freezer, queste polpettine, che polpette sono? Fatemi vedere. Sono polpettine di pesce. Poi abbiamo questi rotolini di carne. Abbiamo altri rotolini che non sto a tirarli fuori. Abbiamo la polpa di granchio, abbiamo il tofu al pesce, insomma tante cosine, polpa di granchio, ecco qui la carne. Qui dice sulla confezione che bisogna aggiungere 700 grammi di acqua. Io a occhio ora non so quanto l'ho messa, però se non è sufficiente, poi mano a mano che cuocete gli ingredienti l'aggiungete. A questo punto andiamo ad accendere questo modo, eccolo qua. Una cosa importante, ricordatevi di sbarrare tutte le finestre, tutte le porte, perché emanerà un forte, fortissimo odore. Quindi se poi lasciate la porta della camera aperta dormirete con l'odore di peperoncino. Io ho messo metà dell'intruglio mistico perché quella dose era per 3-5 persone, quindi noi siamo due e la possiamo usare per 2 volte. Allora, qui c'è la zona della carne, i rotolini di carne, zona del pesce, il tofu, la polpa di granchio e le polpette di granchio. E qui la zona vegetariana. Adesso facciamo la salsa e cominciamo. Abbiamo fatto le salse. Quella di Irina è un po' più liquida, è più bella. La mia è un po' più densa. Certo, non è come quella del ristorante. Mancano alcuni ingredienti. Mancano tipo le arachidi tritate, alcuni oli, alcune salse, salse frutti di mare. Però va bene, abbiamo queste, quindi con queste facciamo. Adesso Irina sta cominciando. Messo le patate, ovviamente impiegano più tempo. Allora, abbiamo detto che questo era sufficiente per 3-5 persone, noi siamo in due, però non lo so, o forse perché siamo diventati troppo cinesi. Comunque, è caduto, non ha schizzato, e l'abbiamo messo tutto. Quindi adesso siamo super piccanti, vado a lavarmi le mani. Birretta nel bicchiere da vino ci sta, un po' di schiumetta, tierina, Grazie. prima le signore, adesso i signori.
Allora adesso dovrebbe essere molto più piccante perché abbiamo aggiunto tutto il peperoncino, quindi la dose da qua 3-5 persone. Salute! Salute! Salute, cin cin! Ah, giratina! Mmm! Quando si mangia l'hot pot si fanno belle sudate, come una bella partita di calcio, tutta la schiena sudata. Perché mangiando queste cose bollenti comunque ci arrivano delle vampate di calore, quindi l'inverno è piacevole, anche d'estate è piacevole, però caldo. Allora c'è un problema, questo hot pot non è abbastanza piccante, andiamo a provare questo peperoncino, mangiamolo così, da solo. Beh, sì, un po' più piccante, ma ho perso la sensibilità. Sì, piccante, ma insomma. Così è più buono. Amici, questo è quello che rimane nel nostro hot pot. Allora, se avete coraggio, questo domattina a colazione lo bevete e poi diventate invincibili. Comunque, non era molto piccante. O siamo noi che ormai abbiamo un palato ultracinese con tendenza alla thailandese, oppure, non lo so, è un peperoncino non piccante. Comunque, sembra molto piccante, ma non lo è.